di vendi e vinci. Hai fatto l'ultimo esempio che era quello di Zidane, ma se ne possono fare tanti altri. Come vedi il mercato della Juventus nel momento in cui è un mercato di minusvalenze, sono d'accordo con Alfredo Petullà e senza rifare nemmeno i nomi, in una situazione come quella attuale dove chiunque ti chiede 30 milioni anche per il penultimo arrivato, non voglio dire l'ultimo, è forse una situazione oggettivamente più difficile di quella che gestivi tu, che sapevi gestirle al coperto, mentre invece adesso tutto viene sui giornali e Mazzarri dice ma io le campagne di acquisti le faccio quando c'è la firma e la fotografia. Come la vedi la situazione juventina? Vogliono 2-3 anni, si sapranno accontentare di 2-3 anni o vorranno tutto e subito? Ma tutto e subito è sbagliato, l'ho detto prima, lo ripeto adesso. Io credo che intanto è venuto un presidente diverso, un presidente in Andrea Agnelli che conosce il calcio perché ha seguito il calcio da ragazzino con noi e con il papà sempre sui campi e ha preso la squadra. Quindi già questo è un vantaggio per la società, avere un presidente che capisce, perché io non voglio parlare male delle persone, però Blanchi veramente è stata una negazione. E adesso la Juventus sta operando molto bene perché almeno ha messo gente di calcio, perché Blanchi ha perso la presidenza per darla ad Andrea Agnelli e ha perso la direzione generale per darla a Marotta, quindi c'è un qualcosa di nuovo che in pratica ha portato gente di calcio a parlare di calcio, e questo credo sia già la cosa positiva. La cosa che è problematica è appunto il budget che mette a disposizione la Juventus per fare gli acquisti. Allora, se questo budget è rapportato a quello che serve alla squadra, bisogna necessariamente, perché io ho sentito parlare di cifre che nella sostanza sarebbero già fatte con questi acquisti qua, nella sostanza però bisogna fare un discorso un po' particolare e diverso, dicendo che la Juventus deve vendere e poi comprare. In questo momento la Juventus si deve fermare, ha detto bene Petullà, e deve vedere se riesce quantomeno comprando a scambiare dei giocatori, e poi lì stare attento a fare delle minusvalenze, perché tu mi insegni che la gestione di una società di calcio fatta di minusvalenze crea dei problemi seri. Quindi la Juventus in questo momento purtroppo ha giocatori come Diego che sono costati tanto e prendono tanto di stipendio, come Felipe Melo che è costato tanto e prende tanto di stipendio, poi ce ne sono altri, ma comunque ecco, questi vanno monetizzati, e in questo monetizzare i giocatori parte devono venire in contanti e parte devono venire con scambi. Però è lì il problema: se tu scambi un giocatore di quelli che c'hai con un altro che vale un pochino di più, non sarà mai la Juventus competitiva. E allora lì conviene vendere i giocatori, prendere denaro contante e poi andare a cercare i giocatori che altri non venderebbero, ma che nella sostanza si possono prendere, perché si può dare una cifra considerevole considerando quello che si è incassato, ma sempre considerando quello che si è incassato, altrimenti non si faranno mai dividendi come facevamo noi agli azionisti, oltretutto vincendo. Noi dalla proprietà non abbiamo mai avuto una lira. Questo gliel'hanno sempre detto, gliel'hanno sempre riconosciuto. Ci dobbiamo fermare, tra poco torniamo alla seconda parte della 20ª puntata di